Siccome rientra dalle parti inderogabili alla norma, in quanto potere auto-organizzativo del Consiglio Comunale, la detta norma ha una durezza più forte rispetto alla norma, essendo di fatto delegificata per deroga regolamentare. Preso atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative, relative alle elezioni del Consiglio Comunale e nominative dei consiglieri eletti, desunti dal verbale della domanda dei presidenti delle elezioni del Comunale, per cui si allegano in copia e vista della sintesi. Preso atto che si deve dare inizio agli adempimenti prescritti per la prima domanda, ai sensi della normativa e tutti al testo unico approvato dal decreto presidente del Repubblica, 28.160 numero 3, della legge regionale 26.892 numero 7 e come previsto dalla circolare numero 13.08 dell'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e dell'autonomia locale. Preso atto che ai consiglieri con regolare avviso nei modi dei termini di legge, è stata notificata la lezione e la convocazione del mio consiglio comunale. Preso atto che, dopo il giuramento dei consiglieri dei eletti e indipendentemente, il mio consiglio comunale dovrà passare all'esame delle condizioni di ineleggibilità e dentro l'articolo 1 della legge regionale 24.86 numero 31 e dell'articolo 18 della legge regionale 26.93 e, inoltre, delle condizioni di candidabilità secondo l'articolo 58 del decreto legislativo 18.8 numero 363. Preso atto che dopo la convalida dei consiglieri potrebbe essere necessario effettuare eventuali surroghi. Si propone che il Consiglio, estende l'articolo 15 della legge numero 1092, recepita dalla legge regionale 192, articolo 3, passi ad esaminare le condizioni di eleggibilità dei eletti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2476, numero 31 dell'articolo 18 della legge regionale 2693. La verifica potrà essere fatta per ogni singolo consigliere. È evidente che l'elezione di ciascun consigliere nel suo contorno non sarà sollevata in alcuna eccezione e si intenderà convalidata con la verità. Invece, per i consiglieri per i quali sarà sollevata qualche eccezione, alla fine dell'appello di tutti gli eletti per le tante diverse condizioni, saranno illustrate, discusse le cause ostative e poi si procederà. Con separata votazione per ciascun consigliere contestato, per dichiarare o meno l'ineleggibilità. Che il Consiglio Comunale, esaurita l'operazione di convalida, proceda all'eventuale supplica singolarmente di ciascun consigliere dichiarato decaduto o dimissionario. Il Consiglio Comunale ha fatto un'unanimità di voti del libero di convalidare. Sono posizioni di responsabilità, ma si consigliere di vogliamo consigliere di Mario. Thank you.
Non ti viene nervina? Allora, il comunale ha la metà di voti dei differenti, non validare le elezioni ai 16 consiglieri comunali che hanno diritti di elegibilità e candidabilità di meno di 20 anni. Allegando alla presente atto di dichiarazione dei 35 consiglieri presenti. Non sotto per Cesco. Posso continuare? Va bene, proceduralmente. Devo votare, no? I problemi sono problemi. Sì, non c'è. Campione Salvatore. Di non sposando. Manno Pietro Luigi, Maggione Ignazio, Scaminaci Filippo, Valguarnera Nicolò, Giardina Mario Giuseppe, Marchese Francesco, Vinniso Pia, Bertolo Giuseppe, Marrano Filippo, Pascetto Cirillo Antonino. Presenti 13 consiglieri, votanti 13 favorevoli. Successivamente a quando è stato diramato dal Vescovo.